di questa cosa, quanto sia importante che sia, ci sia questa coerenza. La seconda cosa che secondo me è assolutamente necessario che si realizzi è che si realizza appunto che noi abbiamo la capacità, dobbiamo avere la capacità di realizzare un polo tecnico professionale di supporto agli ITS e a tutti i soggetti che sono coinvolti. Ecco perché, e mi riallaccio al secondo tema del dibattito di questa sera, opportunamente sia corretto, credo, parlare anche di dimensionamento riferito alle scuole secondarie di secondo grado. Io mi fermo qui, lascio la parola, credo, al sindaco di Lauri, immagino che vuole portare il saluto, perché il mio compito era quello di introdurre il tema e da qui in avanti credo che incominci quello della politica, a cui spetta ovviamente fare delle proposte. Da parte mia, e io ritengo di poter parlare anche a nome dei miei colleghi presenti in sala, ma anche di quelli che non sono presenti, la massima disponibilità, qualora questa ci venga richiesta, a un confronto serio e costruttivo a tutto campo. Grazie e passo la parola al sindaco di Roma. Buonasera a tutti, io ringrazio i presenti, vi saluto per la presenza, per aver garantito questa sera, che è stata poi questo incontro organizzato in pochissimo tempo, quindi non c'è stata l'adeguata divulgazione per l'argomento da trattare. Ma ne abbiamo approfittato, vista e considerata la disponibilità dell'assessore Viti e dell'assessore Pittella ad affrontare questo tema particolarmente innovativo e che sostanzialmente stravolge e anche le novità di oggi della sentenza di Corte di Cassazione a cui faceva riferimento il dirigente, stravolgerà completamente il criterio con cui ci si è approcciati di fronte al problema del ridimensionamento scolastico, e l'introduzione che a breve sarà trattata con il bando che la Regione proporrà, la istituzione degli ITS ne rafforza l'esigenza a discutere con attenzione e con coinvolgimento. Credo che appunto il concetto che esprimeva il dirigente Strafaggio, cioè il polo tecnologico che dovrà crearsi rispetto ai nuovi criteri che saranno dettati nella logica della riorganizzazione scolastica, dovrà tener conto di quanto dovrà conseguenzialmente essere gestito e realizzato con gli ITS. Gli ITS possono essere un'opportunità forte, molto significativa, sia di occupazione che di formazione, e credo che possa essere e debba, secondo me, essere legata fortemente al tessuto produttivo del territorio, oltre a quegli aspetti innovativi che certamente sono fortemente incentivati in un discorso su cui dover investire e puntare. Credo che questo siano gli argomenti su cui confrontarci e su cui misurarci. E allora è bene cominciare a fare delle riflessioni su questi aspetti per arrivare preparati a quanto saremo obbligati ad affrontare e arrivarci nel modo più attrezzato possibile, abbandonando quelli che sono magari stati i criteri fino ad oggi che ci hanno accompagnati, legati più al campanile che invece agli aspetti alle esigenze reali, e quindi togliendoci di dosso alcuni vecchi abiti e sforzandoci di mettere in campo invece quelle energie significative che in questo momento il Paese ha bisogno. Quindi io saluto e ringrazio tutti soprattutto gli assessori della disponibilità ad affrontare questo argomento in questo momento specifico, e quindi per abbattere i tempi cedo subito
la parola all'assessore Vitti. No, vediamo un pochino, perché l'assessore Vitti mi comunica che alle 19 deve lasciarci, però rimarrà con noi il dottor Gianni Pugliese. L'assessore diceva che avrebbe spiegato bene tutto. Se ci sono degli interventi, grazie. Prima ho richiesto di chiarimenti da parte di qualcuno dei presenti, dei sindaci dell'area, in maniera tale che poi l'assessore Vitti può fare una risposta più... Chi chiede la parola? Ovviamente c'è anche l'assessore Pittella, che immagino si riserva di intervenire. I colleghi dirigenti vogliono dire qualcosa sul tema? Prego? Diamo la parola all'assessore Vitti? Va bene, assessore. Molto rapidamente, perché intanto considero assai opportuna questa occasione e sono grato molto a Marcello Pittella, che però in questo momento vedo un po' frenato la sua attività straordinaria di costruttore di destini per voi, perché Pittella, che io ho avuto modo di apprezzare anche di considerare il valore dell'impegno politico che svolge quando era laico come me, poi la tradizione chierica ci ha portato alla giunta regionale, sono un po' di fortune future, ma vediamo di fare in modo che siano in qualche modo foriere di qualche successo per voi, come sono certo avverrà per l'impegno che Marcello sta spendendo. Ma Marcello vedo un po' infrenato in questo momento, impegnato in un settore straordinario, quello delle attività produttive, che sono il luogo di fertilizzazione, di lievitazione dello sviluppo di questa regione, che dà nelle mani leve fondamentali, formidabili, legate allo sviluppo di questa realtà. Ma lo vedo un po' frenato perché la complessa attività che ha sviluppato in questi anni, uno dei quali effetti state vivendo qui quest'oggi, è un'attività che lo ha portato a occuparsi di intero scibile umano. Il territorio ha percorso palmo palmo, tutte le attitudini di questo territorio lei in qualche modo assaggiate e soppesate, e ogni consiglio regionale era il teatro tutto il quale si misurava la straordinaria capacità di iniziativa di Pittella. Quindi Pittella è passato alla storia, passerà alla storia della regione Basilicata come un grande inventore di occasioni per voi e un grande costruttore di proposte che torneranno utili a questo territorio. Questa occasione di oggi nasce per effetto di una sollecitazione che già Pittella esercitò in consiglio regionale quando discutemmo del piano di dimensionamento scolastico. Io farò un ragionamento molto rapido, ma voglio mettere il ragionamento con la testa in avanti per capire qual è il percorso logico che dobbiamo cercare di fare insieme per capire cosa avverrà nei prossimi mesi in questa regione, anche per effetto della sentenza della Corte Costituzionale. Già il Presidente Strafaggi ha detto cose importanti che ho condivido, anche il vostro sindaco mi ha invitato praticamente a dire cosa si possa fare, si deve fare in questo territorio nella riorganizzazione del sistema scolastico. Io voglio fare tre ordini di considerazione. La prima, ci siamo occupati di dimensione scolastico per molti anni e ogni volta Marcello ricorderà tutte le volte che in Consiglio regionale arrivava un piano per il dimensionamento scolastico elaborato attraverso un processo estremamente complesso che passava dai comuni, dai distretti, alle province, qui alla regione. Si pensava che il processo fosse compiuto a livello regionale, che fosse arrivata in qualche modo la soluzione finale di tutti gli anatemi, i problemi e le speranze. La regione diventava un Vietnam assoluto nel quale si tornava a confliggere carriera contro carriera, direttore contro direttore, complesso contro complesso, verticalizzazione contro orizzontalizzazione, tutto questo in una sorta di disastro culturale e civile che portava praticamente a tornare ai punti di partenza, allo stato di partenza. Noi abbiamo vissuto nottate drammatiche. Quando ci siamo insediati noi qualche mese dietro, io mi sono trovato come assessore alla formazione e alla cultura di fronte al medesimo problema. Arrivavano i piani elaborati dalle province, sotto il borbottio sordo dei consigli comunali, dei comuni e le rivendicazioni molto spesso legittime dei distretti scolastici, dei presidi e dei direttori didattici,
Le verticalizzazioni camminavano impetuose, erano figlie di una concezione ragionieristica che ha guidato purtroppo la logica del governo in materia di dimensionamento. Quando vince la ragioneria perde il tasso di efficienza, la qualità. La ragioneria impone sacrifici, costrizioni che non fanno il paio con un disegno organico che la scuola deve esercitare. La scuola è un luogo di fertilizzazione delle intelligenze, deve far crescere le consapevolezze e le capacità, deve coltivare le attitudini. Se è compressa dentro il gioco delle norme, delle cifre, non risponde più a questa finalità oggettiva e soggettiva che è quella di promuovere lo sviluppo e la cultura. Cosa abbiamo fatto questa volta? Io ho preso atto della realtà di numerosissime esigenze da prendere in considerazione che in qualche modo confliggevano con i piani delle province. Ho raccolto alcune di queste esigenze in un maxi emendamento. Ti ricordi, Marcello? L'abbiamo messo insieme. Quelle compatibili, quelle sostenibili, quelle che non facciamo saltare il ragionamento delle province, che non ci facciamo tornare indietro in un clima di barbarie assoluta. Fatto questo maxi emendamento abbiamo bocciato quegli emendamenti pur legittimi ma non compatibili con quanto le province e abbiamo approvato il maxi emendamento respingendo gli altri, alcuni anche in qualche modo sostenibili. Lauria, grazie a parte a Marcello, ho avuto qualche considerazione extramenia che è frutto dell'influenza che lui ha esercitato, ma che non è, voglio dire, perché si è collocata fuori della logica costruttiva nella quale abbiamo posto il nostro ragionamento. Già allora si è posto il tema del presidio di Lauria ed è emersa con prepotenza l'esigenza che Lauria fosse il punto di ripartenza di una riconsiderazione della vocazione della scuola in questo territorio. Io ho rimesso in piedi questo ragionamento per dire come ci siamo mossi. Poi, qual è il salto, non dico di genialità, ma di modesta intelligenza politica che ci ha animati? Io mi sono permesso di chiedere al gruppo del PD di proporre in Consiglio regionale una mozione che è stata approvata all'unanimità. Ho detto al capogruppo del PD, e poi il Consiglio regionale l'ha approvata, per quale ragione non rovesciamo il processo? Per quale ragione invece aspettare che i comuni si mettano d'accordo, che le scuole facciano pace armate tra di loro, che le province raccolgano nel limite possibile le istanze del territorio. Non facciamo noi il ragionamento come regione. Cioè non bisogna pensare se si possa in qualche modo dal nostro livello ricostruire un modello delle strutture regionali che parta non più dal basso, perché nel basso deve trovare una verifica puntuale, ma può anche darsi che non possa nascere dal basso il modello ideale predefinito e contento. E come dire, è consentibile di questa evoluzione, di questa elaborazione. Lo facciamo nascere dal fatto che, come regione, abbiamo il dovere di rileggere il territorio, di guardare le vocazioni, le attitudini, le peculiarità di questo territorio. Perché non tentiamo di fare noi una rilettura del territorio, di costruire un'idea di un'istruzione che si riorganizzi per poli, per vocazioni, legandola al processo di sviluppo industriale della regione, che ha vocazioni diverse, l'automotive, il petrolio, l'ambiente, i beni culturali e ambientali e il turismo, tutte vocazioni che in qualche modo dobbiamo trovare nella scuola il punto di riordino, di riferimento, di crescita, di indirizzo. E allora così stiamo facendo. Cosa ci ha aiutato in queste ore? La Basilicata contestò al governo il potere di introdurre elementi che comprimessero un valore costituzionale che è l'autonomia scolastica. L'autonomia scolastica, come l'autonomia degli enti locali, è un valore di livello istituzionale e costituzionale. Nessun provvedimento del governo, sia pur dettato a logiche di emergenza, può comprimere questo valore. Abbiamo contestato la legge, abbiamo fatto ricorso con altre regioni alla Corte Costituzionale e ieri, avanti ieri, la Corte Costituzionale ha dato ragione alla Regione Basilicata. Ha detto, avete ragione. Questo non ci consente di tornare indietro, di rimettere insieme l'ambaradam che abbiamo vissuto, ma ci consente, secondo una logica che ci apparterà nelle prossime ore, di pensare al piano del triennio, del biennio che rimane, di riformulare questa operazione, che è quella che abbiamo immaginato profeticamente qualche mese fa in Consiglio, ripensando il sistema regionale della scuola dal punto di vista di un riordino che nasca da una superiore intelligenza, che faccia una proposta, come dire, sostenibile, che gli enti locali, il territorio e le autonomie provinciali possono, si reggeranno ancora, possano condividere. E così stiamo facendo. Infatti voi leggerete domani, io ho assunto una posizione pubblica che valorizza molto la sentenza della Corte Costituzionale e ricordo che la Regione Basilicata saggiamente, questa è una regione saggia, nonostante quello che appaia ogni tanto,
ma pare che qualche volta abbiamo qualche diottria in meno, siamo attaccati perché forse, ma guardate, una regione come la nostra credo che abbia saggezza, capacità di guardare lontano e sufficiente intelligenza per guardare dentro le cose. Noi non abbiamo mai immaginato di condividere pienamente la logica dei ragionieri che ci è stata imposta. Il piano di dimensionamento l'abbiamo letto flessibilmente. Già la logica che lo ha guidato negli ultimi mesi è una logica larga, flessibile, quella che in qualche modo ha consentito di non andare con la spada di tagliare i nodi gordiani che le esigenze finanziarie ci ponevano. Ci ha invece imposto una concezione larga, come dire, organica, misurata con l'intelligenza e con la saggezza, che ci ha consentito di tenere in piedi quel che era possibile tenere in piedi, di salvare le autonomie che potevano essere in qualche modo saltate. Come si collega, parte seconda della riflessione, grazie signore, come si collega adesso questa straordinaria opportunità che ci viene dalla sentenza della Corte Costituzionale e dalla libertà che la Regione si è data di ripensare il sistema scolastico regionale, rileggendolo dal punto di vista della sua polarizzazione moderna, quella cioè di legare i sistemi tecnici, professionali alle vocazioni del territorio, dice il documento regionale, alle attitudini, agli schemi produttivi, alle vocazioni, a tutto quel che alla ricchezza e ai giacimenti dei quali il territorio dispone. Come ci organizziamo? E come possiamo organizzarci non a partire da quel punto apicale del sistema di divisione che sono quelli che il sindaco e il vostro direttore definivano gli istituti tecnici superiori? Perché guardate, gli istituti superiori sono una straordinaria innovazione. Ce ne sono 59, mi pare, nel nostro paese. 59. Non ne abbiamo manco uno. Ma non pensate che la costruzione di un istituto tecnico superiore sia semplice da realizzare. Intanto l'operazione va compiuta e scegliere a volte individuati i poli su cui stiamo lavorando, l'indirizzo degli ITS, che possono essere legati a livelli di tecnologie che sono indicati dal vostro paese, tecnologie alimentari, meccaniche di precisione, turismo, eccetera, eccetera. Meccanica. Dobbiamo legare, gli ITS, cioè devono scegliere gli indirizzi, collocarsi nei territori che abbiano questa vocazione e questo indirizzo. Ma una volta scelto l'indirizzo e collocati nell'ambiente nel quale possono operare la loro fertilizzazione, loro dovranno avere un aggancio chiaro con istituti preesistenti, tecnico-professionali, con un partenariato industriale che abbia un radicamento in questa regione e che investa sugli istituti. Devono avere un collegamento con gli enti locali o con enti locali o con più enti locali che abbiano interesse a sviluppare attività. Cioè il lavoro degli ITS è un lavoro organico pluridimensionale, che mette insieme varie competenze, rende affini le varie vocazioni istituzionali dei soggetti, li mette insieme e deve vedere il partenariato privato impegnato in prima persona nell'avviare, nel potenziare, nell'offrire le prospettive di occupabilità a coloro che avranno conseguito il diploma tecnico superiore. Quindi è un'operazione complessa, non facciamoci illusioni che tutto possa nascere dalla testa di Minerva, che tutto possa essere nella strattezza di una gestione demagogica e di una promessa a vuoto virtuale. Tutto ne nasce da un lavoro di fecondazione che ne nasce nei territori, soprattutto qua giù, qui ci sono le competenze, le esperienze, c'è la dimensione adatta, perché Valdagri e la Goregrese sono legate da un destino praticamente omologo e comune, hanno luoghi di vivacità industriale, risorse del sottosuolo, hanno la vivacità degli enti locali, hanno un'imprenditoria nascente o che può essere indotta da una negoziazione intelligente con i grandi enti che investono nel petrolio e che devono essere indotti a rendere qua giù investimenti, forme di partenariato, forme di cooperazione che possono giovare al territorio. Quindi mi ha messo in moto una politica intera. Io, Marcello già lo sa, ne abbiamo parlato, ma Marcello con Marcello lavoriamo giorno per giorno insieme. Sa che questo pezzo dello sviluppo, che è lo sviluppo della cultura e delle professioni, non può nascere, non potrà mai nascere se non in un contesto nel quale tutti i soggetti, tutti gli attori, insieme ragionino pensando secondo un pensiero dello sviluppo che sia un pensiero omologo, organico e coerente. Questa è la logica che ci deve muovere e questo è l'impegno che io posso assumere come assessore nel mentre stiamo mettendo mano al nuovo piano di dimensionamento scolastico ormai biennale, perché defina verso il triennio, che dovrà tener conto delle grandi opportunità che ci offre la sentenza della Corte Costituzionale.
Ma mentre pensiamo per porre la riorganizzazione del sistema scolastico, dobbiamo pensare anche come far nascere qua giù uno dei quattro poli della regione, che nasca dalla combinazione di energie reali, di responsabilità soggettive istituzionali, dalla capacità di imprenditori e di operatori scolastici che hanno un ruolo primario, preside da questa parte, che è un istituto che già esiste, una struttura come un castello medievale, qual è questo? Questo è un castello medievale, per attingere, ma certo, entrare qui dentro. Ho dovuto separare, io parlerò tra un'ora dei Templari, che è una storia simbolica, assurda, quasi pittoresca, che ha però qualche radicamento, qualche magia, quella, deve aver ispirato tutta la produzione, come dire, fantastica di Spielberg, il lavoro di Umberto Eco, il pendolo di Foucault, cioè c'è tutta una storia immaginaria, ma che ha qualche traccia, che va dissepolta, che viene dissepolta, che ha costruito, che ha dato l'alibi per costruire una immaginazione fervida per cui i Templari sarebbero esistiti, per ciò che non sono mai esistiti. Ma noi viviamo di allucinazioni qualche volta qui. E qualche volta le allucinazioni diventano realtà drammatiche. Quando l'allucinazione diventa realtà bisogna aver paura. Allora andrò a Tursi con qualche prudenza e dirò a Tursi come la penso. Però voglio dire, per ho parlato dei Templari, perché questo castello somiglia al castello dei Templari. Con i passaggi, con le scale, con le... qui c'è qualcosa di misterioso, di arcano, questo, quindi io direi, quando entriamo qui, cerchiamo di tenere in testa l'idea di come, però voglio dire, questa è una battuta, ma voglio dire, questo è un punto di riferimento, di ricostruzione di un'idea di quello che va costruito qua giù, per cui gli operatori scolastici, i professori, i docenti, il personale che si vive qui, sappia che può essere, se saprà essere, il protagonista di un processo di costruzione di un livello alto della istruzione superiore tecnica in Basilicata, che può nascere qui se sarà il frutto della condivisione, dell'impegno, della cooperazione di politica, istituzioni e di cultura in questa zona. Io vi ringrazio molto e sarò attento a quello che dite. Fino alle 7. Bene, allora l'assessore è stato ancora più, ovviamente, non poteva che essere così puntuale, preciso, adesso credo che il dibattito si possa tranquillamente aprire, altrimenti la carne è cuocere, c'è. Chi prende la parola? Qualcuno che deve rompere il ghiaccio ci deve. Nico, sei tu? Vai. Il preside Nicola Poncitore, il preside dell'ISIS Ruggero di Lauria, che è un altro istituto. Buonasera a tutti, i miei sono dei pensieri in libertà, perché ho apprezzato molto l'intervento dell'assessore Vite, perché ha prospettato questi ITS come un'operazione molto ma molto complessa. Ci sono vari soggetti, assessore, c'è il mondo della scuola, c'è il mondo dell'imprenditoria, c'è il mondo istituzionale, c'è il mondo delle associazioni. Parlano codici e linguaggi diversi perché hanno interessi e finalità diverse. Negli istituti tecnici superiori, per poco che ho capito io, si tratta di convergere questi interessi diversi verso un unico fine comune, un obiettivo comune. Riusciamo a dare una finalità comune alla scuola, col mondo dell'imprenditoria, che apparentemente sono distanti. L'uno si occupa di formazione, l'altro guarda al profitto, poi col mondo delle associazioni e poi col mondo della politica, che deve garantire deve garantire lo sviluppo del territorio. Sviluppo del territorio significa creare posti di lavoro. L'imprenditoria raggiunge il suo obiettivo quando riesce attraverso gli ITS ad avere del personale altamente qualificato, perché stiamo parlando di alta formazione professionale, e il mondo della scuola deve lavorare affinché si formino queste alte professionalità. Gli strumenti ci sono tutti. Il pericolo che avverto io, cioè la difficoltà, caro assessore, sta proprio in questo: riusciamo a trovare un linguaggio comune, dei codici comuni a questi vari soggetti, perché ognuno potrebbe tirare l'acqua al proprio mulino, invece noi li dobbiamo fare convergere. Quindi non è un'operazione facile, è un'operazione molto ma molto complessa. Inizialmente, riconfesso la mia ingenuità,
li avevo quasi associati ai patti formativi locali, invece non è. È qualcosa che è totalmente diverso. Il patto formativo locale, che dovrà partire anche in quest'area, si divide un obiettivo comune, uno strumento di concertazione tra i vari soggetti, un obiettivo da raggiungere e un finanziamento mirato, e si arriva al risultato, finisce là. Mentre qua stiamo parlando di istituire dei corsi che sono accademici. Il termine è questo: noi eleviamo il livello della scuola locale al livello accademico dell'università, perché parliamo di formazione di alta professionalità. E allora non so se in sala siano presenti degli imprenditori, perché prima di arrivare poi alla costituzione della fondazione bisogna intendersi sugli obiettivi, sulle strategie, sulle modalità e sui risultati. Risultati che devono essere monitorati, devono essere certificati. Io ho scaricato da internet il certificato che andremo a rilasciare, e in tutto questo discorso la scuola ha un ruolo fondamentale, perché è la scuola che poi va a rilasciare quel certificato. Quindi ci devono essere professionalità a livello della fondazione, ma anche degli operatori della scuola, in grado di poi far fronte ai nuovi impegni. Certo, se vado a leggere poi le caratteristiche di questi corsi, è molto affascinante la sfida. La durata è di 4 semestri, ma soprattutto si parla di didattica laboratoriale. Noi andiamo a parlare di metodo negli istituti tecnici superiori, che possono avere una ricaduta molto forte anche nella didattica del nostro quinquennio. Poi si parla di tirocini, e il direttore dell'Apofil sa quanto ci stiamo spartendo per, io sono il preside dell'istituto professionale, che è stato, come dire, dalla riforma Gelmini è stato elevato, promosso a livello degli istituti tecnici, che sono rappresentati dal mio collega amico Natale Straface. Però non avevamo bisogno di questa. A noi bastavano, come istituto professionale, le attività laboratoriali, che sono state quasi del tutto cancellate. Allora noi vogliamo cogliere tutte le opportunità che vengono dalla politica, dal mondo del lavoro, dall'Apofil, per ridare ai ragazzi quello che chiedono, cioè la manualità attraverso i laboratori. È una cosa che manca. Noi vogliamo cogliere l'occasione di questi IPS per, come dire, per avere anche nella scuola del quinquennio un incremento di quei laboratori e di quella metodologia che poi rappresenta un ponte con il mondo del lavoro. Noi vogliamo esserci. Grazie. Bene, grazie al preside Mongitore. Qualche altro contributo? Sono presenti i sindaci di Lagonegro, Latronico, Rivello, Viggianello, mi pare, Rotonda. Il sindaco di Latronico, Fausto De Maria, prego. Sì, anche subito dopo parlerà Giovanni Pantolfi, sindaco di Rotonda. Il sindaco di Maratea, ovviamente, prego i colleghi. Pochi minuti, interventi, circoscritti. Buonasera. Senza censura, perché non vogliamo assolutamente censura. Grazie. Io quando ho visto questo invito sono stato curioso a venire. E la prima cosa che penso, i sindaci pensano forse a difendere le proprie scuole, le proprie cose. Invece io lo metterei come seconda cosa. La priorità maggiore come sindaco di Latronico in questo momento è quello che un ragazzo di Latronico che va alle scuole superiori deve avere la possibilità di trovare un'occupazione, perché la formazione è la parte più importante, perché può diminuire la disoccupazione e aumentare l'occupazione. Una buona formazione riesce a fare questo. Negli anni passati pensavo questo, tanti ragazzi, tanti compagni si iscrivevano a giovani, ragionerie, uscivano fuori, non so quanti diplomati, forse 200 diplomati tecnici, 200 diplomati ragionieri.
poi uno o due faceva il giorno e gli altri dovevano fare un'altra formazione per inventarsi un altro lavoro. E questa forse è l'opportunità, è il momento dell'opportunità, perché come diceva bene l'assessore, ci sono cose che sono veramente paradossali. Nella regione del petrolio, per formarsi nelle tecnologie del petrolio, bisogna andare nell'orbitale, ritornare e poi sperare che... Io sono un laureato in ingegneria chimica, ad esempio. Se mi voglio formare nel petrolio, dovrei andare a Milano, a Leni, formare e poi cercare di venire a lavorare in Basilicata. E certo, questa politica forse c'era qualche colpa, perché dal 96, dal 97, quando abbiamo l'estrazione petrolifera, si poteva evitare. Adesso non piangiamoci più sull'altro versante. Abbiamo delle tecnologie nuove, abbiamo delle energie rinnovabili, che sarà un futuro, un mondo sostenibile. Allora iniziamo questi corsi, sarebbe una cosa importante. Io penso al mio territorio, ad esempio, noi stiamo puntando tutto sulle terme, vogliamo farvi la donna una città del benessere. Abbiamo bisogno di massaggiatori, di estetisti, di specializzati nel benessere, di... perché se poi succederanno che usciranno questi profili e dovranno venire da fuori, noi abbiamo fatto due errori. Uno, ma per darsi pure che qualcuno viene ad abitare all'Atlantico, però la cosa principale è che i nostri giovani dovranno emigrare. Quindi, diciamo, questa attenzione, e ringrazio veramente la Lui che ha colto questa occasione, e spero che qui in altri territori, di fare veramente una pianificazione importante, perché a me la scuola, che sia la UIA, sia la Coneco, sia... poco importa se poi avrò tanti disoccupati. La cosa principale è di trovare ragazzi che poi nel mondo del lavoro possono trovare una occasione. Secondo me ci sono tante varie possibilità, è un momento importante, penso che una riunione del genere se ne debbano fare tantissime, perché c'è una domanda importante che la scuola può dare una grande offerta. Grazie. Sindaco Pandolfi, comunque non c'è moltissima gente, voglio dire anche all'assessore Vitti soprattutto che è ospite, ma sono tutte persone qualificate perché manca solo l'impresa, ma poi ci sono tutti i soggetti, c'è anche l'impresa, bene, e quindi non manca nessuno, ci sono anche gli enti formativi, c'è l'Apofil, ci sono tutti, c'è la politica, tutti qua. Quindi prego sindaco. Io farò un brevissimo. Non vi preoccupate che 3 minuti e basta. Bene, io voglio dire, innanzitutto mi ha fatto piacere perché così ho rivisto l'assessore, che non vedevo da molto molto tempo, l'assessore Vite, che è poi che viene ad essere impegnato in un settore che è coerente con la sua vita. Però io faccio una considerazione. Dico, noi dobbiamo. Innanzitutto il settore scolastico è un settore che va preso in considerazione soprattutto alla base di tutto, per cui è indispensabile per gli enti locali, è indispensabile per gli enti locali, hanno gli altri problemi, perché poi tutto sommato c'è necessità anche di interventi in termini economici, quindi man mano che si riduce la popolazione, aumentano i costi. Si riduce la popolazione e aumenta il costo. E io, per quanto riguarda l'argomento che è stato trattato, io penso che la prima cosa che bisognerebbe fare, bisognerebbe tornare a quello che si faceva una volta. Quando si programmava, a livello regionale si faceva a programmazione un piano di sviluppo. Allora il piano di sviluppo erano previsti la ricognizione delle risorse che c'erano, risorse da poter utilizzare, e poi collegarle con quello che può essere la scuola, perché la formazione deve andare in funzione di quello che è un piano di sviluppo. Allora se è fatto così non c'è bisogno che dobbiamo studiare che cosa dobbiamo fare, come dobbiamo fare, è già previsto. Però io mi sono reso conto che molto spesso si fa provvedimento per provvedimento, ma senza tenere conto di queste cose. Io mi ricordo i piani di sviluppo che si facevano ed erano tutte finalizzate a valorizzare le risorse e poi nell'ambito di quelle risorse, soprattutto dove esistevano, di poterle utilizzare per l'occupazione, per il lavoro. Allora se si fa questo, allora ha senso tutto. Se invece formiamo, e poi giustamente io collega forse devo andare chissà dove, magari perché qui non c'è niente di quello che abbiamo formato, non può essere utilizzato, allora non ha senso. Allora cerchiamo di ritornare a quelle azioni che erano indispensabili, che davano un segnale preciso di quello che deve essere lo sviluppo, di quello che si poteva fare in ogni zona.
in questo modo, allora ha senso tutte le cose che possono essere fatte vanno in quella direzione. Cioè, i problemi ci saranno, perché guarda, non si fa il discorso di se ha laurea, o laurea, o l'agronico, dove uno istituisce gli istituti. Il problema vero è che se il trasporto non c'è, o il trasporto c'è, ma è fatto in modo non coerente. Faccio l'esempio, trasporto, perché poi tutto sommato si sono collegati i trasporti. Beh, i trasporti. I comuni ancora prendono la stessa quantità che era stata stabilita diversi anni fa. E più nell'ambito dei fondi di trasporto, prima si prendono una buona parte il comune di Potenza, poi si prendono una buona parte il comune di Potenza, e poi il resto tra tutti quanti gli altri comuni, e poi partecipano un'altra volta Potenza e Matera. Nella divisione, e lì c'è la popolazione, ma da noi che la popolazione va a finire, i costi aumentano sempre di più. Allora, per poi potersi spostare, è necessario che ci sia una visione più oggettiva possibile dei problemi, e soprattutto, e concludo, perché sennò qua si mette a parlare e ci dà fastidio, e noi abbiamo altri impegni. E questo è quello che voglio dire. Io voglio dire che ci può essere la possibilità di realizzare le cose se c'è la volontà comune di tener conto delle cose che io modestamente mi sono permesso di dire. Scusate. Grazie sindaco, ha chiesto la parola il dirigente scolastico Enzo Cittavese per l'ISIS Giovanni Paolo II di Maratea. Io credo che sia un fatto importante quello che diceva l'assessore Vita per quanto riguarda questa sentenza della Corte Costituzionale che riconosce in primo piano l'autonomia scolastica, mi pare di aver capito. E credo che questa sentenza ci deve far volare un poco più alto. Cioè, voglio dire che le cose che prima ha anticipato il collega Poggitore, per quanto riguarda la sinergia tra la scuola e gli altri enti locali, è un fattore importante. Perché quello che io ho notato durante la mia dirigenza, ma soprattutto a Maratea, è stata proprio questa mancanza di sinergia tra gli enti. Tant'è che non so se è presente il sindaco di Maratea, per avere un appuntamento col sindaco, lo sto invocando da una settimana e lo avrò, mi pare, martedì prossimo, martedì mattina. Lo stesso per quanto riguarda una iniziativa che noi abbiamo fatto.